benvenuti al Cinema Teatro Sicoli. Si entra di già nel vivo della serata con il debutto dello spettacolo Che bella domenica, liberamente tratto dalla commedia di Sam Fayed, L'ultimo si riposò, a cura de Il volo della cometa, regia di Giacomo Versa. Una domenica apparentemente tranquilla, ma che invece sarà piena di imprevisti. Prima di iniziare lo spettacolo vi invito ad ascoltare Giorgio. Buona serata e ricordiamo di spegnere i cellulari. Buonasera a tutti. La recitazione è un'arte. L'arte di riuscire ad immedesimarsi in un altro personaggio e così trasmettere forti emozioni, non solo per sé, ma anche per gli altri che in quel momento hanno gli occhi solo per te. Il teatro è uno stile di vita, è inganno ma anche realtà, è un luogo magico dove tutto è possibile e lecito. Secondo me, la recitazione è l'arte più bella che esista. Mi permette di essere chi in realtà non sono e mi aiuta a scoprire parti di me che neanche io conoscevo. Palco buio, mormori in sala, si accendono le luci e tu sei lì, mentre tutti aspettano che tu dica qualcosa. Fai un respiro e cominci. Un vero attore non rinuncia mai al suo sogno di recitare e supera le critiche a testa alta. Attraverso la recitazione riesco ad uscire dal mio essere e così divento mille personaggi, divento protagonista di mille fatti. L'attore è un essere creativo che ha bisogno in qualche modo di non essere più se stesso e per questo recita. Penso che, dopo tutto, ognuno di noi sia un attore, perché anche nella nostra vita reale recitiamo un po'. Le bugie non vuol dire fingere recitare. La vita forse non è una continua recita. Il teatro è adatto a tutte le persone che vorrebbero fare della loro vita un eterno respiro sul palcoscenico. Le parole fluiscono una dopo l'altra. Sei circondato da te stesso e dal silenzio della gente. Sei solo, sei tu e sei il personaggio che interpreti. Sei l'anima dalle mille anime per quell'attimo infinito. Giorno.
È domenica, è andata a messa. Oh, certo, e come no? E stamattina appena si è svegliata mi ha detto: nonna, quanto gli voglio bene, Gioacchino mio! E chissà con quale malattia si sarà svegliato stamattina. Sì. Tanto. Lo so, Giochi, pasta in bianco e la solita fettina di vitello con un poco d'olio. Va bene, va bene. Sì, sì, però tu guarda, proprio per stare più tranquillo, portati una maglietta di ricambio, sai? Chissà, dovessi sudare un poco. Sì, sì, portatela, sì. Va bene, Giochi, va bene. Ciao, buona giornata, ciao. Mamma mia. Permesso! C'è nessuno! Ma posso entrare? Babbo, che dà c'è consente? Io sono... Ora entrato, eh! Permesso! C'è nessuno! Signor, buongiorno! Silenzio! Ma perché urla in questo modo? Che succede, signor? Che succede? Ma metti il cartello! Quale cartello, signor? Non là. No, signor... Non posso, perché a scuola non sono mai andato. Però ad urlare hai imparato. Perché io bene, pensavo... Silenzio! Lei deve stare zitta. Perché qua la domenica è guerra fredda. Oh. E se si ci mette anche lei, io sono rovinata. Zitto! Sì. Gaetano Donnarumma, nato a Papaola e cresciuto ad Amandea da una zia di mia madre, signor. Ah, quindi lei è il garzone delle forbici d'argento della fattoria? Sì, ma sono anche il cameriere del raviolo d'oro, signor, ma non sono il cameriere titolare, signor. Ogni tanto a me il padrone mi chiama come rinforzo quando arrivano i turchi. No, signor, ci sono pure i turchi, ma voi come sapete? Che ne so io dei turchi? Lei ha detto arrivano i turisti, signor. A me mi chiama come aiuto, signor. Parli chiaro. Mica io parlo per scherzare, signor. È proprio messo male, sa? È analfabeta. Ingeppa nel parlare. E poi non è che ha una bella cera, sa? Che cosa ne vuole lei dalla vita? Signor, niente. Non è che avete una bella pistola, campiglia e mi sparo, signor. Deve provare prima con qualche cura. Ma di cosa? E che ne so, un po' di ormoni? Ormoni. Sì, pure un po' di vitamina B12. Ah, delle aspirine? Sì. Peccato che non è capitato poco fa, perché ha telefonato il fidanzato di mia nipote. Lui sì che le avrebbe consigliato una cura fenomenale. Un bravo medico! No, un ottimo malato. E comunque lei cosa vuole? Signor, io sono venuto a portare a Don Antonio il vestito che il sarto... mio padrone ha aggiustato il pantalone. Ah, quindi lavora anche con Don Peppino? Signor, sì, però... sono venuto personalmente io perché Don Peppino è morto. È morto? Ma come, non è possibile, perché io ieri sera l'ho visto, combinazione. È morto Don Peppino? Sì, è morto, ma non ho mai già parlato. No, ma si mi ha detto, signor, tutto bene, io sì, tutto a tutto a posto, signor. Don Peppino, no, è morto di fatica, signor, perché sta facendo i vestiti per due matrimoni e lei sta anche morto. Mamma mia, signor. Giovanna, a voi che cosa? Sì, signor. Paura. Il cuore si è fermato. Non me lo doveva fare prendere. Ha capito? Ma nemmeno può, però, signor. E comunque, lasci il pantalone lì. E se ne vada e mi saluti tanto Don Peppino. Cara signora, io... saluto pure a Don Peppino, ma se non mi date
E 50 euro che mi deve dare vostro marito! Io che lo ci porto, Don Peppino? Antonio non è mio marito, è mio genero. E comunque, lasciatelo qui lo stesso. Signore, non ve lo posso lasciare! Perché se no i vestiti come fa? Senza fodera! Ma che mi interessa a me come le fa lui i vestiti? Signore, senza fodera non li può fare, signore! Ma se passa lui! Pronto? Qui casorefice, con chi parlo? Giochi un'altra volta. No. No, non è rientrata, no. No. Ma che ne so io se Don Zaveri ha fatto la messa cantata stamattina? Avrà fatto un'omelia più lunga. Hai cronometrato la messa, Gesù. Sì, Giochi, sì. Che? Nuvole. Quale nuvole? Le nuvole. Io mo sono uscita dal balcone e non ce n'erano nuvole. Ma nuvole qui non c'è. Ma se ti dico che non ce ne so. Non ce ne so, ci sono nuvole! No! Guarda, Giochi, se non mi credi, chiama il servizio dell'aeronautica militare. E basta! Oh. Guardate un po' che mi è successo stamattina. Non, ma siete cessato! Ma dico io, no! Uno scende dal letto e non si accorge che c'è un secchio. Io non la conosco, Comunque noi non compriamo niente dalle persone strane, ve ne potete proprio andare. Ho portato il pantalone! Lasciatelo qua, allora. Comunque lei conosce la legge della probabilità? Ah! No! E lo sapevo io. Io sono abbonato a tutte le riviste di scienze, a Focus, ma non si è mai verificato che uno potesse trovare sul suo scendiletto nucato. Magari uno si immagina di trovare un paio di pantofole. Mi corregga se sbaglio. No, Don Andò. Voi state parlando benissimo. Ah, sì? Ma non ti vedo tanto convinto. Come no, Don Andò? Io sono... convintissimo! Ah sì, convintissimo. Ci ha messo un'ora prima di dire convintissimo. E quel piccolissimo difetto di pronuncia che ho, Don Andò. Ah, è pure balbuziente. Una cosa del genere. Come non detto. Comunque, ha letto quel cartello là, eh? Quale cartello? Quello! Quello! Non posso! Ah, non ci vede bene, allora sa che faccio? La mando da un mio amico ottico, io da lui ho comprato quel cannocchiale là, vedi? Tutta una famiglia di ottici. Vada a nome mio, a nome di Antonio Refice, e vedrai che ti faranno un buon prezzo. Ma non è questo. Don Andò, è che io sono un analfabeta. Ah, pure analfabeta. Sono analfabeta e che devo dire? Domani proverò con la vitamina B12. Bravo. Mi raccomando, vitamina B12. Comunque, stavo dicendo che a Don Peppino ci dovevo dare i soldi. Che dici tu? Sì, io dico che dovete pagare. Vediamo un po'. Ma stavo pensando, no? Secondo voi, no? Prima di pagare. Uno, secondo voi, prima di pagarvi, no? Secondo voi, ha pure il sacro diritto di riposare, E guarda là, io ho comprato pure quel cannocchiale, magari ho passato settimane intere dopo aver come dire, mi state facendo pure cacagliare a me, Stavo dicendo, il signore dopo che nottate intera ha passato dietro quel cannocchiale e si è spezzato la schiena dietro una scrivania, il signore ha anche il sacrosanto diritto di riposare, Ha voglia di mettere cartelli in questa casa. Penso che questo qui sono rose e fiori. Penso che una mattina, chissà chi è stato, mi ha fatto trovare una bella zappa e mi hanno dovuto portare di corsa all'ospedale per mi fare l'antitetanica. A Paolo! Sì. Mamma mia! Guai, ho detto! Mi raccomando, parecchia vitamina C, ma parecchia però, Vabbè. Comunque stavo dicendo. Voi volete pagare, mo? Vediamo tu come messi i soldi.
50 euro. 10, 20, 30, 40. Avevo messo 50 euro da parte. Gemma, portimi 10 euro che mancano, po'. Dici a me? Certo. Va a finire adesso che passo per la ladra di casa. Adesso ti faccio assistere a uno spogliarello a scopo di perquisizione. No, tornando, che io sono iscritto all'Azione Cattolica. E per essere autorizzato a vedere uno spogliarello mi ci vuole un vescovo in persona. Signor, se mi avete i 10 euro, sto dicendo. Deve sapere che questo signore qui mi dà 500 euro al mese e pretende che io ci vada bene fino alla fine del mese. E che dovrei fare? La moltiplicazione dei pani e dei pesci? Eh? E se per una volta, dico per una volta, mi sono permessa di prendere dei soldi dal suo portafogli, è perché io... Perché sta mettendo da parte i soldi per comprarsi il televisore? Sì, perché tutti ce l'hanno nel quartiere tranne io, è vergognoso. Niente televisore, no? E poi per le notizie vi basta già la radio, tu e mia figlia già vi leggete quelle notizie su quei giornali, Novella 2000, e poi lo sai, quest'anno ho speso un sacco di soldi per comprarmi quel cannocchiale, Certo, lui è il suo divertimento. C'è, mentre noi donne chiuse in casa a cucinare, a stirare, a lavare, per lui. Che divertimento! Me lo chiama divertimento, hai sentito? Per favore, toccate un po' qua. Mamma mia! Secondo voi che può essere? Voi siete Prieno. Prieno. Non può essere. E allora sicuramente è un po' di gonfiore. Certo che... Oh, Nando, mamma mia che bozza! Ignorante, si tratta del fegato ingrossato. Per favore, toccate di qua adesso, toccate di qua. Un altro fegato! Un altro fegato, si tratta dello stesso fegato, solo che il divertimento, così come lo chiama mia suocera, me l'ha fatto passare dall'altro lato. La colpa è tua. Deve sapere che questo signore qui passa tutte le sue notti davanti a quel cannocchiale per vedere che cosa fa Vincenzo Camporeale. Con il rischio anche di perdere la vista. Ma perché non ti fai gli affari tuoi? I fatti di Vincenzo Camporeale sono anche i miei, perché un uomo del mio stesso grado di anzianità e che prende il mio stesso stipendio non può fare una vita da nababbo. Che ti interessa? Sì, ecco qua, manie di grandezza, appartamenti, vola la televisione, la signora suocera. Voi dovete fare la suocera di Vincenzo Camporeale, non la mia. Camboreale, disgraziato, ecco qua, il signorino dorme, in poste chiuse, dorme come un angioletto, alle 11 di mattina riposa, via da Diglio. Invece Antonio Refice di suo pari grado, insomma, io con chi sono sposato, con voi o con quella povera di vostra figlia, Tu a mia figlia non la devi nemmeno nominare. L'hai irretita, la riempita di chiacchiere. Irretita. Ti dovevi sposare uno della tua età, non una ragazza di 20 anni. Povera figlia mia. Sta sentendo? Sì, sto sentendo. A me non ci sento sì, bene. Sì, un'orecchia su una cannonata. Quindi non ti devo mandare dallo Torino, no? A Torino? A Torino, no, a Venezia. Non ci sono. A Torino. Mai stata a Torino. Comunque stavo dicendo che io a mia suocera la sopporto già da 20 anni. Mamma mia. E quella mia povera moglie, che poi era sua figlia, morì durante il parto. E certo, lei è obbligata a fare 2 gemelli. Ah, io l'ho obbligato a fare 2 gemelle? Io e non sei tu il padre? E che c'entra questo? Ma secondo te uno si prende la moglie e dice dai, andiamo a fare un giro che ti porta a fare 2 gemelli? Tu sì, perché tu sei un maniaco sessuale e pensi solo a quella cosa là. E metto da parte se per zoma. Comunque stavo dicendo, io a mia suocera la sopporto da 20 anni, quella povera... figlia sua, che poi era mia moglie, morì durante il parto ed ebbe 2 gemelli. I bambini erano appena nati, avevano bisogno di cura, d'affetto, di essere nutriti.
Per le cure e l'affetto ci ho pensato io. Ma quale se non li attaccava? E così lei rimase, decise di rimanere in questa casa. Ora i figli sono cresciuti. Teresa si è sposata a Gioacchì. O figlio mascolo è rimasto a Firenze che sta facendo un militare. E mia suocera è ancora in questa casa. Ma cosa ho fatto di male io? Non mi bastava già Camboreale. Ma quindi voi avete sopportare a vostra suocera senza manco un sfizio di avere una moglie? Bravo, bravo! Tu sei una persona intelligente, tu sei, a chi t'avessi rifare una statua, bisognerebbe raccontare la mia vita a Vincenzo Camboreale. Camboreale. Dorme, poi te ne sveglio io. Pronto? Camboreale, va a fangù! Ecco qua. 130 di pressione, un fisico perfetto e nemmeno un capillo bianco. La moglie è pure... orfana di madre! La moglie, quale moglie? Le tutte le donne del paese fanno la filarella a salire alla casa di Camboreale! Signore, e voi volevate... la televisione! Ma quale esci di là, spostati! Ma non si vede niente! No, tu pensi che a questo cannocchiale qua io ci ho dovuto fare la censura perché è una figlia signorina e se la sera gli venisse in mente di guardare qui dentro gli potrebbero venire strane idee guardando le schifezze che succedono a casa di Camboreale. E comunque tutto scritto qua, tutto segnato questo registro, ma non si preoccupasse che farò venire pure il ministro dell'interno. Come si chiama? Salvini lo farò venire da Mandea e lo faccio arrestare perché prima o poi suoneranno le trombe del giudizio anche a Vincenzo Camboreale. Camboreale la morte mia. Ma scusate, voi chi siete? Non andò. Io sono Donna Donnarumma col vostro fesso. Ecco, fesso, mi è capitato. Quale fesso? No, io ho detto permesso. Avanti, chi è? Chi è? Chi è venuto? Dove andò? Ma voi avete detto permesso. E voi avete detto avanti, chi è? Ma voi avete detto permesso. Dove andò? Mi state facendo il cinepazzo. Vi ho portato il pantalone. E allora poggiatelo qui sopra. Fatemi una cortesia e vedete se mi potete dare una mano a sfilare su secchio. Sì, sì, sì. Lo sfiliamo subito. Datemi una mano. Un secondo ci vuole. Donna Andò. Sì. Non vi preoccupate. Donna Andò, al momento eravate caduto. Come? Al momento eravate caduto. Ma proviamo in un altro modo. Allora, Donna Andò, facciamo così. Allora, sedetevi. Io mi metto a cavallo della gamba e prendo il secchio e giro a destra. E poi... contemporaneamente girate il piede a sinistra e vediamo. E che vediamo? Che succede. E niente può succedere, il piede è avvitato. Ma non è avvitato su piede. No. Vabbè, proviamo, ecco, io tiro, Donna Andò. Però non mi fate male. No, non mi preoccupate, in dolore. Signor Donnarumma, mi sta spezzando il piede, così se ne viene tutta la gamba. E allora, cambiamo meno. Che fatica. Stendetevi! Ho fatto di male, no, stendetevi! Sì, signora Gemma! Allora! Che sta succedendo? Mi date! Sedetevi! Datemi una mano, signora Gemma! Allora! Tenetelo per favore sotto le braccia! Ma come sotto le braccia? Sì, che proviamo a sfilare il secchio, signora Gemma! Siete pronta? Prova! Signor Donnarumma, signor Gè, facciamo una cosa, prendetelo da sotto il mento, così. No, ci ho pensato, sì. Lo prendo dalle orecchie. No, dalle orecchie no, perché moglie Dio la Madonna, se io sbaglio a tirare si scippola le mani. No, le orecchie mie no! No, siete pronta? Quindi da qua? Dalle orecchie no! Tira! Aiuto! Signor Donnarumma! Ma se ne vada!
se ne vado al suo ristorante, vado a prendere la bombola d'ossigeno, ma mi lasci in zanzara. No, ma mettetemi! Pancia in sotto! Pancia in sotto! Però, preno, prono! Oddio mio, che mi tocca fare! Vediamo! Siete... Siete... Ma che sta facendo? Pulisco il range! No, no, no! Siete... pronto! Pronto! Dillo sotto! Dillo... Oh, aiuto! No, mi manca l'aria! È permesso? E chi è? Che cosa desidera? C'è con il signor Refice. Sono io! Ah, eccovi qua! Spero di non disturbare. Ah, non mi disturba affatto! E invece abbiamo molto da fare, sa? Ma guardi, io ho un appuntamento con lei, sa? Ah, mi dica, signora, lascia stare! Pure in casa te le porti le tue donne! Io ti giro che voglio guardare le persone in faccia! Io sono l'intervistatrice del DTL, l'istituto che cura l'indagine sul tempo libero. E sto conducendo un'inchiesta su come trascorre il tempo libero il lavoratore italiano. E così la sua azienda mi ha dato il suo nominativo affinché le faccia qualche domanda. Dica, signora. Quattrocchi? Sì. Spero lei non abbia alcuna difficoltà. No, io signora non ho nessuna difficoltà, l'unica difficoltà che ho è quella di respira a fatica, donna Rucchia. Capisco, nevrosi con angoscia respiratoria. Angoscia, ha detto angoscia. Si sta facendo visibilizzare da questo dottore qua. Angoscia. La terapia che non conosco si discosta sicuramente da quella freudiana. Bene, siccome la vedo impegnato, magari passo fra mezz'oretta. Intanto vado nel circondario a fare le altre inchieste. E magari passo in settimana, in un giorno feriale. No, guardi signora, l'esperienza ci insegna che queste interviste devono essere fatte, devono essere toccate con mano. Per fare un eufemismo? Cosa vuole toccare? L'eufemismo? Ma signora cara, che cosa ha capito? Più tempo libero si trascorre con il soggetto, meglio il soggetto riesce ad aprirsi, diciamo a mettersi a nudo, per fare un altro eufemismo. A mettere a nudo l'eufemismo? Ma che cosa mi tocca sentire nella povera casa della mia figlia defunta? Comunque signor Orefice, spero non le dispiace aprirsi con me. No, no, io non mi dispiace affatto, io mi aprirò con lei se lei si apre con me. Va bene. E allora in gamba, signor Orefice, in gamba! Mamma mia, donna Rucca, in gamba, donna Rucca, mamma mia, ma voi l'avete vista? Che coscia da via! Mamma mia! Antonio, se quella sciacquetta mette piede di nuovo in questa casa, io faccio venire il 48. Ma quale 48 che l'ha mandato l'ufficio? Sì, per l'ufficio. L'ufficio l'ha mandato, signor. E poi, scusate se mi intrometto, ma voi vi lamentate di suo cristiano e quello... Quel signore là è pieno di femmine! E adesso tu stai al suo povero disgraziato! Giovanotto, lei deve stare al suo posto zitto soprattutto! Ma quanta confidenza è questa! Guarda! Scusate, signor. Comunque, signor Donnarumma, se ne vada, lasci stare, che già la domenica mia è rovinata. Sì, e non facci che si rovina la sua, dai. Va, se ne vada. Va bene, però... Però cosa? Prima io, di fronte al ristorante, c'è un babbo e un amico. Io vado a prendere scarpelle e martello. Ma non scarpelle e martello! Vai, fermi, signor Donnarumma, non andate da nessuna parte, andate al vostro ristorante e non rovinatevi la domenica, che già la mia è rovinata. Andate, anzi, sai che qua, portateci sotto a Don Peppino. I 50 euro che avanzava, aspetti che li conti. 10. E gli dite tanti saluti di Antonio Orefice e cent'anni in buona salute. E non tornate, mi raccomando. Non torno più, solo tra 10 minuti sono qua. Ma se ne vado? 10 minuti. Ma cosa ho fatto di male? Non mi bastava il campo reale. Disgraziato, se c'è piatto il suono, non è da e noi dobbiamo chiamare. Fammi vedere che sta facendo. Cara suocera, è inutile che piangete, tanto il televisore non ve lo comprerò mai. Non piango per il televisore e non chiamarmi suocera, che siamo tutte e due della stessa età, del 61. E allora se non piangete per il televisore, perché piangete? Piango perché davanti a un estraneo mi hai rinfacciato 20 anni di vita insieme. Pensare che ho cresciuto i tuoi figli, allattandoli al mio petto.
Aspetta, mettiamo le cose in chiaro, perché i miei figli sono cresciuti con latte in polvere, comprato alla farmacia e nel biberone. Mi ricordo pure la marca, Carlo Erba. Sì. E i pannolini chi glieli cambiava? Voi, sì. E chi voi. Si alzava di notte quando erano malati? Sempre voi. E chi gli ha insegnato a camminare? Sempre voi. E chi gli raccontava le favolette per farli addormentare? Voi. Nonna, nonnina, che occhi grandi che hai. E per guardarti meglio, bambina mia. Nonna, nonnina, che bocca grande che hai. E per mangiarti meglio! Oh, aiuto! Oh, che paura, Gemma! Ma è possibile che non perdi mai un secondo per trovare la scusa di mi toccare? Sono stata mamma. Ma chi ti sa? Nonna. E se tu hai sopportato una suocera senza avere una moglie? Io sono stata sposa e mamma, senza avere un marito. Io e te, della stessa età, giovani, con la carne che urlava e ardeva. Ah, e battiamo sempre sullo stesso tasto. Te lo dico una volta per sempre, io la nonna dei miei figli non la sposerò mai. Oh. Ma chi ti vuole? A te sai che ci vuole? Una donna come quell'intervistatrice, chissà quante corna ti porta a casa. Ma ho deciso, me ne vado. Domani. Io me ne vado a Cosenza. Ma tu che ti pensi che io a Cosenza non ho da vivere? Sì, tu a Cosenza hai uno zio, due fratelli, tre nipoti, un appartamento e un negozietto pieno di ciambrusaglie. Sì. Nonostante avete tutti questi beni immobili e immobili, è un negozio a Cosenza pieno di ciambrusaglie e uno zio prete che è seduto pure su una carrozzella perché è paralitico e chiede pure la carità cristiana, voi siete ancora in questa casa. Ma cosa ho fatto di male io? Dimmelo, cagiatemi a campo reale. Antonio, se non la smetti di offendermi, giuro che ti faccio il dispetto. Sono 20 anni che aspetto sul dispetto e quando me lo fa? Basta! Oggi stesso me ne vado! Oh, finalmente! Mi dispiace solo per quella mia nipotina Teresa, a cui sono tanto affezionata. Oggi stesso! Spegna. Fra 8 giorni me ne vado. Come fra 8 giorni? Cioè, hai detto oggi stesso? Oggi ho preso la decisione che fra 8 giorni me ne vado. Ah, c'era il preavviso. Non è che volete pure il TFR? Prima di andarmene, voglio vedere proprio come ti apri con quella intervistatrice e soprattutto come si apre lei. Brava. Preparo le valigie e me ne vado. Come una serva. Oh, mamma mia, che emozione! Che succede? Ho visto Capurro! Ma chi l'ha visto? Ma chi l'ha visto? Capurro! Sì. Ma non dire fesserie, no! Ha visto Capurro, avrà più di 100 anni, Capurro. Chi è che ha 100 anni? Capurro. Ma forse 100 anni di carcere. Ma perché adesso chi scrive le canzoni lo mettono pure in carcere. Ma quale canzoni? Ma che Capurro hai capito? Capurro uno solo, è quello che ha scritto quelle famose canzoni napoletane, un sole mio, chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, io sono nata con demola, chi è Capurro? Mamma, me lo dice a me, io cantavo sotto i balconi, facevo le serenate, cantavo... mamma mia... Papà, questo è Capurro il poeta, quello che dico io è il bandito che è evaso dal carcere. Il bandito del carcere? No, comunque quello sì che è evaso, però è andato verso il Brennero. Ma quale Brennero? Io l'ho visto poco fa fuori dalla chiesa. Anzi, adesso che ci penso, l'ho visto pure in un bar a prendersi un caffè. Ma guarda che la radio l'ha detto, l'ho sentito poco fa, che ha detto che è evaso verso il Brennero. Ancora, vi dico che l'ho visto fuori dalla chiesa dei Cappuccini. Ma non dite fesserie, ma secondo voi uno che va dal carcere di Milano si dirige verso Bolzano e fumi di mannamantina? Sì, bravo papà, sì, proprio così, e si è intrufolato. Si è intrufolato nella porta, ma sa chi ne ha visto tu? Guarda bene sta foto, a chi ti assomiglia?
No, non dillo, guarda. Ma sì, ma guardalo bene, guardalo. Scusate, bene. Scusate, facetemi guardare guarda, a me anche su casa. L'attaccatura dei capelli, lo sguardo. Mamma mia, ma somiglia a Jerry Calani. Ma che dici? Secondo me, guardalo, a Richard Gere. Davvero, non gli stessi capelli? Magari fosse vero. Addio, per sì, Sins. Almeno è un uomo, un vero uomo. Maschio, sì. Ma cosa ha fatto sto bandito che ha tutte queste qualità? Vediamo cosa ha fatto. Aspetta che ti leggo l'articolo. Vediamo cosa ha fatto. Qua dice... Ah. 5 distributori di benzina rapinati. Mamma mia. 3 vecchiette e un pensionato scippati. Oh. 3 coppiette di innamorati scippati pure loro. E per finire una bomba in un negozio a Cosenza! Un negozio della nonna! No! Un negozio tuo, gente altro! Comunque questo è un bandito vero. Però io adesso vi devo lasciare perché devo dirlo a Pinghi cosa mi è successo stamattina. Oh mamma! Papà, ma tu invece che hai fatto? Sei caduto nel secchio? Che mi è successo? Ma dico io, uno scende dal letto e cade nel secchio. Pronto? Pinky, buongiorno! Indovina un po' che ho visto all'uscita della messa stamattina? Ma quale direttore di banca? Che me ne frega del direttore di banca? Io ho visto a Capurro! Sì, il bandito, bravo! Quello che sta andando verso il Brennero, eh? Sì, quello che sta su tutti i giornali! Pronto? Pronto? Oh, cavaliere, buongiorno, ditemi! Che cosa? Giochino svenuto! Svenuto! E queste notizie tu le devi dare piano, quelle deppole, le sono... Mamma mia, che genere che mi è toccato! Ma... Sì, cavaliere, che fa? Ah, va bene, allora mettete 2 gocce d'aceto sotto il naso. Sì. Va bene, sì, lo aspetto al telefono. Oh, Pinky mio! Sì, mi sono sbagliata sicuramente. No, non è l'Evaso Capur. No, non è quello che va verso il Brennero. No, sì, ti aspettiamo a casa. Ciao. Tere, ma dimmi una cosa, come hai fatto a mi spilare il secchio che è una mattinata che stiamo descendo giù? Scusate, ci vuole una laurea in ingegneria per togliere un secchio. E che ne sono 3 ore che lo tira, fa. Ho capito. E poi scusami, no? Tu che ci vuoi ancora in pigiama? Tra poco arriva Giacchino, è domenica, lo sai, lui mangia qua. Arriva Giacchino e mi mettiamo vestito. Eh sì, certo. E poi scusami, hai visto qualche lavoro per Giacchino? Sì, ho la parola di 2 o 3 persone. Ah, va bene, papà, lo sai, Giacchino è debole di costituzione. Ah sì? Quindi deve fare poco e niente tutto il giorno. Va bene, allora ci diamo posto in da forestale. Papà, ma quale forestale? Intanto chiamiamo la polizia, nonna. La polizia? Sì. Ma quale polizia? Questo qua già, se gli dai il peso della pistola, quello che è di ferro, quello è talmente debole che cade a terra come un vero spaccato. Papà, ma la polizia non per Giacchino. E perché? Sì, la polizia per l'Evaso, te l'ho detto. Ah, pensavo che non fosse un polizia. Basta, va. Adesso ti girate e ti faccio sentire perché è andato verso il Brennero. Sì, basta. Radio CR1. Notizie dal giornale radio. Qui la redazione di Rimini. Una drammatica notizia turba l'allegria delle nostre spiagge nell'imminenza dell'arrivo dei turisti stranieri. Il bandito Capurro ieri sera verso le 7 è stato visto nei pressi dello stabilimento balneare Lido Mediterraneo mentre noleggiava un pedalò per farsi una nuotata al largo. Il bandito cercava di nascondersi il viso con un grosso cappello e portandosi dietro una custodia di un violino. Alcuni testimoni riferiscono che il bandito ha preso il largo dirigendosi verso l'Albania. Hai visto? Tutta la flotta costiera. Te l'avevo detto. No, tu hai detto Brennero, è in Austria. Quella è già Albania. Austria, Albania, sempre là siamo. Ma che dite? Ma che dite? Gli albanesi se ne vengono in Italia, lui se ne va in Albania. Magari era, che ne so, Salvini che se ne scappava per gli fatto delle braccia. Parli sempre, ma. E che ne so io? Pronto?
Jackie, ti sei ripreso? Sì. Che bello. Ripreso. Che è successo? Ti sei ripreso? Pinky, che è successo? Ah, sì, va bene. Va bene. Ciao. Ah, proprio il riso. Vabbè. Jackie ha detto che vuole un pochino di riso con pochissimo olio, perché la notizia del bandito gli ha scombussolato un po' lo stomaco. Poverina, e comunque andiamo di là a preparare il riso. Devi imparare tu a preparare il riso, perché da domenica prossima io me ne vado. E perché, nonna? E perché? Perché quest'uomo mi ha cacciata di casa. Papà, che hai fatto? Mamma, mica l'ho cacciata io. È lei che per farmi un dispetto se ne vuole andare a Cosenza. Ah, sì? Va bene. Allora se se ne va la nonna, me ne vado via pure io. Vado. Ma vedete? Questa donna, no? Sì. Invece di farla andare, perché non la sposi magari? Ma che dici? Mi sposo la nonna, mo. Mi sposo la nonna, mo. Ma vado da dove dire? Da preparare un riso a Pinky Pinky, a Pinky Pinky. Pinky Pinky. Pinky Pinky. Camboreà. Camboreà. Dorme, dorme ancora. Ecco qua, dorme. Un angioletto in poste chiuse. I 12:30 dorme. Pronto? Con chi parlo? Campo Reale? Cornuto! Ecco qua, lei è svegliata un'altra volta. Campo Reale, Campo Reale, fammi accangiare, va. È successo su pantalone? Sto andando poco largo a me. Mani in alto! Ma chi è? Ho detto mani in alto! Ma scusate, almeno lasciatemi abbottonare i pantaloni. Mani in alto, vi sparo! Abbottonatevi i pantaloni! Ma da quale disgraziato ve li siete fatti cucire? Deve avere qualche piccolo problema, in effetti mi vanno poco largo. Ma scusate, voi chi la siete? Ah, non mi conoscete? No. Guardate, guardate. Leggete. Chiusi tutti i teatri di Lamezia. O senti chi Lamezia? Ma dove Lamezia? No. Leggete più giù. Ah. Si inaugura il ponte di Calatrava a Cosenza. Usi di chi Cosenza? Ah, un'altra volta qui dove c'è la fotografia. Ah, aspetta. Si cerca l'evaso Capurro. Capurro, aiuto! Zitto! È bandito Capurro! Zitto! Ma scusate, voi non stavate andando a remi in Albania su un gommone, no? Io sarò pure un delinquente, ma non sono mica fesso. Sì. Chi c'è in casoccia a voi? Mia suocera e mia figlia. Benissimo. Sedete, abbassate le mani. E aprite bene le orecchie. A me servono 8 ore di sicurezza perché un mio complice sta cercando di imbarcarmi a Civitavecchia per andare in Africa. Avete capito? Io questa notte rubo una macchina e lo raggiungo. Se fate il bravo, Capurro non vi tocca. Ma se cercate di agitarvi o di farmi fesso, io vi faccio pelo e contrapelo, sciambo e frizione.
Ci siamo capiti, servizio completo! Ho capito. Io non mi muovo, oggi è domenica e devo riposare. Benissimo. Che stanno facendo vostra suocera e vostra figlia? Stanno preparando il riso a Pinky Pinky. E chi è questo Pinky Pinky? Il gatto? No, è Giacchino. Ah, avete un gatto che si chiama Giacchino? Ma a me che ho detto che c'è un gatto che si chiama Giacchino? E io così ho capito. Ma se il gatto non ce l'ho proprio in casa. Sentite... Giacchino è fidanzato di mia figlia. Ma non avete detto che si chiama Giacchino questo fidanzato? Sì. Sentite, ricominciamo da capo. Allora, di là c'è vostra figlia, vostra suocera e Pinky Pinky. Sì. Ora, se non è il gatto Pinky Pinky, chi è? Il fidanzato di mia figlia. Allora vostra figlia ha due fidanzati. Sì, no. Signor Capone, adesso state facendo imbrogliare pure me. Giacchino e Pinky Pinky sono la stessa persona. E non me lo potevate dire prima, nome e cognome. Ma quale nome e cognome? Nome è Giacchino e Pinky Pinky è il soprannome che ci ha messo. Allora non sono la stessa persona. Vabbè, comunque facciamo una cosa, voi comandate, io non dico niente. Adesso dobbiamo stabilire chi c'è di là. Mia suocera e mia figlia. E Pinky Pinky. E Pinky Pinky non c'è. Allora Giacchino. Giacchino c'è nemmeno. Sentite, non mi fate arrabbiare. Forza, andate di là e chiamateli tutti quanti. Cristiano, animale, tutta la specie vivente. Tutti. Tutti due su. Chiamate. Gemma! C'è una sorpresa per voi! Fidanzato, non parlo! Vedi, arrabbiata con me! Ah, è offesa, sì, offesa con voi! Stamattina abbiamo litigato, sai, questione di famiglia. Ah, ho capito. Sentite. La chiamo suocera. Chiamate la suocera, forza. Suocera! Suocera! Non vi rispondo. È offesa, la suocera, comunque sempre la suocera. Allora fate una cosa, chiamatela mammi. Come avete detto? Chiamatela mammina. Mammina? Sì, mammina. Mammina. La mia suocera è mammina. Mammina, ho detto, chiama. Nemmeno se mi sparate. Ah no? Ah, sì. Mammina, vieni, che c'è una sorpresina. Vieni. Teresa, facci compagnia pure tu. Vieni. E anche Pinky Pinky. Ma se Pinky Pinky c'è? Allora Giacchino! Giacchino c'è nemmeno! Ah, allora che devo fare? Vi devo sparare! Chiamate le donne, forza! Buongiorno, io in questa casa non ricevo più visite e la smetta di spingermi, poi manderò a prendere le altre mie cose. Ma dove cercate di andare? Me ne vado a Cosenza. Gemma, giriti che c'è il signor Capurro. Capurro, non Capurro, questo signore si è permesso di mettermi le mani... Capurro, Levaso. Levaso, sì, Capurro. Capurro, Levaso. Levaso, sì. Chiamate vostra figlia. Teresa. Oh, io voglio andare con la nonna Cosenza. Chi è quest'uomo? Sì, infatti somiglio un po' a Capurro. Capurro, che ci va? C'è di là. E di qua ci sono le stanze da letto di mia suocera e di mia figlia. E il bagno e la cucina. Benissimo. E di là c'è la quanti mia stanza ingressi da letto. Ci sono? Quanti ingressi ci sono? Solo quello. E quello là è la mia stanza da letto. Benissimo. Sedetevi tutti quanti. Ho detto sedetevi. Ha detto sediamo. Sedetevi pure voi. Forza. E io ve lo ripeto di nuovo. Vi faccio di nuovo il discorso. Sì. Io stanotte rubo una macchina e parto per Civitavecchia per andare in alto. Vai in Egitto? In Tunisia. No, guardi, se io dovessi andare in Africa andrei in Egitto, sa? Le piramidi, la Sfinge. No! Ma qual è Aida? Vai, Aida. Allora, stavo dicendo... Se qualcuno minimamente si muove. No, questa è casa sua. Faccia come se fosse signora, casa sua. Faccia il signor, suo comodo qui. Signora, lei mi faccia finire il discorso. Lei è una persona graditissima. Mi faccia finire il discorso, va bene? Come lo ve lo devo dire in carta da bollo, ve lo devo scrivere. E farlo parlare. Bravissimo. Stavo dicendo, se minimamente qualcuno si muove, la prima vittima sarà... Oh,
La prima vittima sarà... lei, la suocera. Come? La suocera. In che senso? Che se si muove, appena si muove, un piccolo sgarro e la spara. No. A lei? A lei, sì. Parola d'onore. Perché ci volete provare? Scusate, signor Capura, siccome non ho capito bene... Sì. Praticamente, se io adesso vado dal balcone, grido e mi muovo e faccio aiuto, aiuto, correte tutti a casa mia che c'è bandito Capurro. Voi che fate? Sembra lei, sparo. No. Sembra lei, sparo, sì. È giù. Sembra. Ancora, ci volete riprovare? No, guardi, signor Capurro. Se dovessi essere invece io ad andare fuori a dire aiuto, aiuto, c'è il signor Capurro Levaso in carcere. Lei a chi spara? Sembra lei spara. A me? Sì. Quindi può parlare chiunque? Lei spara a me? Sparo sempre a lei. Signor Capurro, lei è un vero maschio, un vero uomo, è l'emblema dell'ormone maschile. Un uomo che conquista la sua libertà con le armi in pugno, audace, vittorioso, modello, faccia di me quello che vuole, aia. Mi prenda, signora, mi prenda. Ma dovete finire di prendermi per la faccia, forza sedetevi, ho detto sedetevi, ma che razza di suocero mi siete scelti? Lo dico io, venite qua, venite qua. Permettete, signor. E non scherziamo, Siccome siete stato così gentile da ospitarmi, io se volete la signora... No. Se proprio mi dovete fare un favore, vi volete sdebitarvi, devo fare una telefonata. Sì, devo chiamare a Campo Reale. No, state tranquilli, non vi permettete a fare telefonata. Io sto bene dove sto, sedetevi. E oggi è il suo compleanno. Sedetevi, compleanno. Lo faccio venire qua e faccio... Ho detto sedetevi perché sto bene qua, non voglio nessuno più in casa. Un'occasione però. Così non mi capiterà forza, mai. Forza, sedetevi. Giochino! Chi è che è? Sì. Di là c'è un uomo con la faccia cadaverica. State tutti fermi e non vi muovete. No. Acci! Permesso! Acci! Buongiorno! Oh, picchi mio! Piano te ne sai che il reumatismo si è spostato da destra verso sinistra. E meno male che a Cosenza non c'erano nuvole, signora Gemma. Pure il singhiozzo ci mancava adesso. Ma cosa c'è? Ma perché siete tutti così imbalati? Non è che mi dovete dare qualche brutta notizia? Oh, Gesù mio, preparatemi, aiutatemi. Per favore. Gioacchio, sa che può fare? Intanto pietro un bello bicchiere d'acqua ghiacciata. Ci mettono un po' che limone e vedi che singhiozzo ti passa. Signor Antonio, volete scherzare? A come sono accaldato adesso, rischierei di prendere una bella pleurite. Lo sai che vi dico? Che preferisco prendermi un bello spavento. Ah, e allora girati. Ma perché mi devo girare? Per prenderti un bello spavento. No. Ma perché? Che ci sta dietro di me? Girati e lo vedrai. Ma perché mi devo girare? E prima o poi ti dovrai girare lo stesso. Ma che c'è dietro di me? Ci sono io! Un uomo! Un vero maschio? Giacchino! Giacchino! Donato, scarpello e martello! Forse è meglio che ti stai fermo, hai già combinato tanti guai già tu.
ma io non l'ho fatto apposta. Proprio sull'unghia incarnita. Ma dove ce l'hai gli occhi per guardare per terra, no? Signor Filippo, io mi sono dimenticato che per entrare in questa casa bisogna scendere due gradini. Che ne so, magari se scrivevate un cartello, un bel cartello, che uno lo può leggere con la scritta. Ehi, attenzione, attenti al gradino. Ti si scordate che sia l'alfabeto? E voi di che cosa vi lamentate, signor Andò? E a voi il colpo va preso pure di striscio, va preso il colpo e non ho capito. E poi siete un uomo fortunatissimo. Ah. C'è l'antitetanica fatta. Pure antitetanica. Antitetanica, sì. Una volta mi hanno fatto trovare una zappa sotto un scendiletto, poi mi hanno portato di corsa a Paola, mi hanno fatto l'antitetanica. Lasciamo stare che è meglio, va. E poi che vi lamentate voi? A voi il colpo vi ha fatto passare pure il cacaglio. Sì, mi preoccupate, il E questa cosa a voi vi dispiace? E certo che mi dispiace, a voi il colpo vi doveva trapassare un organo vitale, uscire dall'altro lato e cadere terra morto stecchino. Su questo possiamo sempre rimediare. No, non versate più sangue in questa casa. Tre mesi di cure per un'unghia incarnita, ma vi rendete conto? Però non mi sono voluto operare. No, perché il sangue mi fa impressione. Impressione? Il mio sangue. Sì. Sono andato da un professore bravissimo a Milano, un luminare proprio, un luminare. E mi ha curato con dei raggi ultravioletti, sì. E delle supposte. Voleva 500 euro. A supposto. Supposto, ok. Però non è che il problema l'ho risolto. Niente. Però non l'ho nemmeno pagato. Perché gli ho dato una botta in testa e me ne sono andato. Un bandito lo può fare. Sì. Il problema non si è risolto con me. No. E allora facciamo una cosa. Io vi ci do. Non vi azzardate a toccare. Ma io non voglio toccare. Non vi azzardate a toccare. Io voglio toccare la fasciatura. Ancora. Vi sparo. Se mi toccate io vi sparo. Non è che qualcuno qua c'ha una cibalgina che mi fa male le spatte. Andare in farmacia, vado a... Mi sparo. Ma sedetevi. Oggi è domenica e le farmacie sono chiuse. No. La farmacia Giacchino è sempre aperta. Gemma! Signor Caburro, che cosa desidera? Scusa, vi ho chiamato io, Ditemi. Che vi devo dire? Non è che il signor Caburro ha bisogno di una cibalgina che gli sbatte il piede. Non è che ne avete una per me pure? Controllate se ce l'ha Giacchino, magari. E in quale cassetto, cioè in quale tasca dovrei guardare? Guardate nel pantalone, nella tasca destra, quella posteriore. Signor Filippo, tratemi con la faccia mia. Mamma mia, non preoccupare. Dici c'è una cosa. Mamma mia, qua. La sua pillola. Ah, la pillola, sì. E adesso però se ne deve andare a letto per rilassarsi un po'. Sì. E poi magari le preparo un buon caffè. No, grazie, con le voglio caffè. Non mi faccia cadere. E magari, sì, perché il caffè sa, rilassa e tiene su. Okay. Cara signora, io vi voglio ricordare che il signor bandito ha preso già 5 caffè e non vorrei che se prendete il sesto qua ci nervosiamo un poco di più. Giovanotto, lei in questa casa è un estraneo. Mentre il signor Filippo è un ospite gradito. Ma tutto! Da vera padrona di casa so come devo comportarmi. Signora, forse voi non avete visto che il uiritillo del signor bandito gli trema sul grilletto. Non vorrei che ci dovesse scappare il morto, signor. Scusate, ma sapete come sta Giacchino? Le vene sono riprese a pulsare. Sì. Sta meglio. Anzi, Teresa le ha misurato le pulsazioni.
Su Totò, Totò. Al minuto. Quante? Però. Se sono buone, 17. 17 possono essere. Oh, strange. Però. Ah. Vorrebbe essere. Sta facì. Accompagnato. Accompagnato do? Al gabinetto? Sempre se le permetto. Vedo che siete una donna intelligente, se io permetto. Accompagnato. Oh, grazie Filippo. Vado subito. Va, va. Non si dice che c'è anche una cosa per piacere. Avete visto che succede? Cannonata, bro. Ci ho capito. Dite. Fatemi sentire. Così che voi stanotte, quando tutto è buio, vi imbarcate per l'Africa? Se tutto fila liscio, che non succede qualche guai, sì. Chi c'è? Ci ho capito. Non è che vi volete portare con voi mia suocera? Ah, io portarmi con me la vostra suocera? Siete impazziti! Qua succede qualche altro guaio! Se guai? Volete io ma pulizzo subito. No. Ma se voi la sparate, che ci guadagnate? Ah, perché se me la porti in Africa, che cosa ci ricavo? Te la potete sempre vendere, no? Ma che bene, vieni, non pigli bene, caro! Ma che bene, io non ci guadagno manco 100 euro! E sempre 100 euro su, voi la portate là, chiedete 100 euro no, e no, 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 mi dispiace, io non la vendo lì, non la vendo. Fate una cosa, intanto vi dico, vi do 50 euro per l'anticipo e 50 euro vi trovate là, è l'affare. Sta ancora qua? Piano, sì, ce la fai a correre fino al bagno senza guardare, non guardare. E che mi dà la forza di faccia? Ci sono io, Giacchino, vai, andiamo. Giacchi, ti è passato un singhiozzo. Signor Antonio, io mi stai cacando. Che bella gioventù, E che bella casa che mi hai scelto. Sono io in quella casa che dovete andare. E io a San Vittore non ci torno. No, quale San Vittore? Voi dovete andare a casa di Camporeale. Ma perché questo è un nome di un carcere nuovo? Quale carcere nuovo? Io non ho detto casa circondariale, casa Camporeale, Camporeale. Ma chi è questo Camporeale? Chi è Camporeale? Ve lo dico io, ce la fate a venire là che vi faccio dove, vedo la casa che dovete andare, arrivate da con me, vi faccio vedere io dove dovete andare, ce l'ho capito. Ce la fate alzare, alzate che l'aiuto io. Ce l'ho capito, ve lo dico io. Aia. Là dovete andare. Aia. Ma ce dove dobbiamo arrivare? Non vi preoccupate, fermatevi perché c'è una piazzola. Andate. Aspetta. Qua, siamo arrivati. Guardate. Ci siete, guardate, però sì. Guardate, non vi distraete. E voi non vi non guardate. Ma dove devo guardare? Guardate, devo guardare qua. A me, ma guardate, adesso vedete un attico. Su quest'attico vedete c'è un terrazzo. Un terrazzo con una piscina. Non vi dovete distrarre, guardate e mettete a fuoco il cannocchiale. Stavo dicendo. Un attico, una terrazza, una bella piscina. Su questa piscina c'è un uomo, guardate, in pantaloncini, guarda che fisso. Sì, lo vedo. Nemmeno uno per lui anche, assomiglia a Tarzan. Tarzan. La specie. Ma guardate, non vi distraete, guardate. Sì, lo vedo. Vedete, insieme a lui c'è una bella ragazza alta, 1,80 m, biondo, occhi azzurri. Guardate su cosa? Guardate. L'ho messo già poco io. Guarda che fianchi che c'ha, fianchi 90. Oh, guarda che tetti, coppa B, misura quarta. Guardate. C'ha pure il muso pittato rosso. Bella donna. Adesso tutto scritto di sopra. Mamma mia. Tutto segnato qua. Come fate a sapere tutte queste cose? Io c'ho il lobby di Camporeale. Ma non è che siete un investigatore privato, no? No. 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 Ditemi, quella sta donna qua, questa donna, non è che è una amica? Amica?
Ve la faccio vedere, io faccio il numero di telefono e faccio venire 10 ragazzi di quella. Venite qua, venite qua, lasciate stare il numero, io sto bene qua, lasciate stare il telefono e non facciamo scherzi. Ci siamo capiti? Tutto scritto qui sopra. Ah, bravo, scrivete, 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 scrivete. Giovanotto? Sì, dite a me? Sì, sì, dico a lei, sì. Sentite, avete per caso una pomata per l'unghia incarnita che si chiama Calma di Tone. Calma di Tone, bravo, vedi che la conosci. Sentite, datemi pure una fascetta e un cerotto. Fascetta e cerotto. Fascetta e cerotto. Fascetta e cerotto. Che cos'è quello? Che cos'è quello? Questo qua è l'ultimo libro delle novità farmaceutiche. Ah, bravo. Sentite, datemi pure un tranquillante, va. E come lo volete, rapido o ritardante? Rapidissimo, perché io ho i nervi, i nervi a fior di pelle, lasciatemi stare. Ma io devo andare in bagno. Giochi, ma tu i medicini senza ricetta? Ma dove mi state portando? Andiamo in camera, Giochino. In bagno devo andare io. L'altra volta. Mamma non mia. Già faccio più. Passeremo la domenica avanti e indietro dal bagno. Alla camera. Mamma mia. Ma la licenza per stare aperti domenica, te, nessuno. Sì, ho capurro, scusate, sì. Siccome il piede mi sbatte, ci sto facendo il polso. Non è che mi posso far accompagnare dal signor Donnarumma là? Fatelo accompagnare mentre io devo controllare alcune cose qua! Guardate. E là! Controllate, mi raccomando. Che vuol dire? Statemi a sentire, dobbiamo liberarci di quel delinquente! È una parola! E mo vi spiego io che c'ho tutta una cosa... Mi raccomando, lei adesso c'ha una forte indisposizione intestinale. Io con non ma stai buono, no? No, lei c'ha una forte diarrea. No, come? Io sono pure stitico, non devo ancora pronto. Lei deve far finta di avere una forte diarrea. Ah, finta? Finto, sì, ah, sì. Ah. Perché? Perché così va in bagno, ogni volta che va in bagno, così lei c'è una finestra, da questa finestra si cala giù e corre il corso dei carabinieri, mi raccomando, no, mi piace, no. Mi raccomando, allora, una forte diarrea. Allora io vado in bagno, quando c'ho la finestra, sì. Finestra, mi getto dalla finestra e corro dai carabinieri. Ti butto dalla finestra, ci sono 20 metri. E il paracadute dove l'avete messo? Su fusedino. Ma quale paracadute? No. Ogni volta che lei va in bagno, passa dalla stanza da letto di mia suocera e di mia figlia, preleva le lenzuola, li annoda, va dalla finestra, si cala giù e corre di corso dai carabinieri. Giusto, però facciamo così, donne dopo. Non gridare. Dividiamoci i compiti. Io mi faccio venire una cacarella numero uno. Bravo. E voi fate la gioffa e vi calate e correte dai carabinieri. Corro io dai carabinieri. Correte dai carabinieri. E come vado col piede fasciato? Io corro da piano piano. Piano piano. Piano piano. E quando arrivo domani. E domani. E allora telefonatemi. Perché c'ho il telefono sotto controllo. Mamma mia. E allora faccio una cosa, apro la poltrona, vado in bagno, apro la finestra, vedo a qualcuno, ci dico, qualcuno, ehi, vado in carabinieri. No? È domenica, la gente è tutta messa, stai a sentire, facciamo una cosa, adesso concertiamo l'operazione, concertiamo. Allora, mentre voi andate in bagno, io preparo il sabotaggio. Mi raccomando, andiamo, vai, che fate? Il sabotaggio alla fasciatura, vai. Una forte diarrea, fortissima, fai finta che ti spieghi. Adesso. Ah! Che succede? Che è successo? Donnetto! Mamma mia, che mal di pancia! Signor Filippo, mamma mia! Che indisposizione! Fammi la pancia! Sì! Posso andare al bagno? Bravo. Disgraziato se mi fa accorgere. Secondo me, chissà un gamba assai. Speriamo che amore subito. Ecco qua. È occupato il bagno. E non poteva aspettare nel corridoio che si liberava, che c'è Giacchino. Ma io sono ritornato perché io non ho capito. Non ho capito quella cosa che gli dobbiamo fare al signor
al signor Banditi. Che dovete fare? Mi ha detto, sì, quando eravamo qui, ha detto, oh, oh, mi raccomando, che ci dobbiamo fare il sarc. Il salto con l'asta. Il salto con l'asta, no, mi hanno detto, ci dobbiamo fare il sarc. Il salame, come si chiama? Ma perché ha ammazzato pure? No, no, ah, ah, ah. Dobbiamo fare il sabato del villaggio. No, al signor Bandito, gli dobbiamo fare. Ma che dovete fare? Il sabotaggio. Ma quale sabotaggio? Il cabotaggio. Cos'è questo cabotaggio? Cabotaggio, glielo spiego io, state zitto un parlato. Il cabotaggio praticamente serve a cablare il piede, tu ci giri attorno e l'ha inventato un certo Sebastiano Caboto. Caboto! Ma chi è che sono dottore? Non vogliamo dire chi è! Dottore, un dottore. No, non lo so. Non lo vogliamo dire non chi è. Non lo diciamo. No. Non lo diciamo. Dici per me non spirti, io non vuol dire. No. Io vi sparo a tutte e due. Vi riempio di piombo. Io ho capito. Avete capito? Disgraziato. Disgraziato. Minchi, sbrigati. Ho bevuto un'intera una bottiglia di sciroppo. È tempo di farmi un'altra inalazione. Che cos'è il mogo che ti prendi? È l'amatoro alzerolo pigliatino da mattina. Il gas del coraggio. Signor Capuno! Sei scotato? Lo sapevo io, è il gas della Cina, non è il gas italiano. Adesso è libero. Ah, che cosa? Non avevi la diarrea. Ah, le lenzuola, mi hai scordato! Le lenzuola? Sì! No, le lenzuola! Le lenzuola, siccome Sebastiano Caboto, se voi leggete bene il suo libro, dice che bisogna tagliare le lenzuole. Ma non ci dovete spiegare! Non ci dovete spiegare tutto! Ha tagliato le lenzuola a strisce per la fasciatura del piede. Ah, posso andare! E adesso? Mi occuperò del ditino del signor Filippo. No, faccio io. No, non lo posso permettere. Ho detto che faccio io. Io le mie manine la curerò. State fermi, ma... Sa qual è la migliore medicina? Qual è? Un bel impacco di camomilla. Ah, e voi che dite? No, io non mi fiderei. No, perché la camomilla è buonissima. Perché la camomilla addolcisce e toglie l'infiammazione. Vado subito a prepararla. Gemma, sì, non andare di là perché la camomilla... No, vado a preparare Gemma, la camomilla raschia la pelle. Ma che dici? La camomilla toglie l'infiammazione. No, per il signor Filippo. Gemma, la camomilla raschia la pelle. Ma sapete che carasca! Ma adesso vi faccio vedere. Gioacchino, dite. Secondo te la camomilla ammorbidisce, addolcisce, toglie l'infiammazione o raschia la pelle? Toglie l'infiammazione, ma che domanda! E quindi io la posso mettere sull'unghia incarnita del signor Filippo? Sull'unghia incarnita di quel delinquente dovete mettere l'acido solforico. Con te facciamo i conti dopo, Dove, quando e come volete voi? Ma chi è che sta parlando di là così? Gioacchino. E che l'ha ceduto tutto su coraggio? E di là, con una testa in giù, piedi in aria, dice che è una posizione yoga e che gli fa venire forse il coraggio. E comunque, io vado a preparare la camomilla. Ecco qua. Esci avanti. La prima è fatta. Ma perché è così facita puntata, la prima. A me, don Antonio mi ha capito. Ma state zitto così capisce anche lui. Ma perché che cosa c'è da capire? Perché voi cosa avete capito? Io non ho capito niente. E niente non l'avete capito. Avete visto che non ho capito? Guardate che così capiscono tutto e tutto. Signor Capone! La seconda! Forse pure la terza! Mi raccomando, fatemi il riassunto delle puntate precedenti dopo, Ma come facci? Ma come facci a sopportare tutta questa gente? Come faccio? Su scemo, ca! Il latra alla suocera! Oh! Finalmente uno che mi capisce. Chi le do un cannocchiale? Ma come fa? Come faccio? Posso capire mia suocera, Gioacchino, Teresa, Donna Rumi, la Camporeale. Ma chi è questo Camporeale? Adesso mi avete... Tutti e forti miei, non sopporto, no, Camporeale. Chi è Camporeale? Camporeale è una persona comune, che tu vedi per la strada, che saluti, che si veste con vestiti e giacca rossa anche un mese d'agosto.
sotto il sole cocente, e tu lo saluti, gli dici buongiorno, buonasera, e poi viene a sapere che fa il tuo stesso lavoro, prende il tuo stesso stipendio, il tuo stesso grado di servizio, però fa una vita da nababbo, case, ville, donne di tutti i tipi. E allora comincia a indagare, ti compri pure un cannocchiale per vedere cosa fa. E l'invidia ti mangia dentro, ti mangia, fino a ti portare alla morte. Chi sei Campo Reale? La morte mia! Io... Campo Reale... Una cosa ce l'avrei pure. E dite, una dite, soluzione ce l'avrei dite, pure. Dite. Uccidete. No, uccidete. No, ve lo dico io. Qualcosa... Venite da me! Che ci penso io, non vi preoccupate, d'accordo? Rieccomi! Ah! Oh, mi scusi tanto, signor Orefice! Orefice è lui, mannaggia! Ma lei c'è il piede fasciato! Si è fatto male? Passavo un tempo! Vedo! Non mi dite che giocate a guardie e ladri! Io camo io! Due uomini maturi come voi che trascorrono il loro tempo pensando alla loro infanzia passata! Che commovente! Signorina, ma lei chi è? Io sono un'intervistatrice dell'ITL. Ah, e quindi ci rivedremo pure in televisione? Ma no! Io mi occupo di sondare l'opinione pubblica. Pensi che l'anno scorso facevo parte della prevenzione sinistri e sono riuscita due mesi prima a decifrare il numero dei morti il giorno di Ferragosto. Ah, ma perché a Ferragosto ci sono più morti del solito? Certo! Annegamenti, insolazioni, incidenti, ictus, infarti... Pensi che nel mio paese... Scusa, non è che si crocchino i malaguri, no? Pensi che nel mio paese ci sono stati 45 feriti e altri 79 sinistri. Un successone. Invece quest'anno mi occupo di come trascorre il tempo libero il lavoratore italiano. Allora, signor Refice, vogliamo fare la nostra intervista? Come faccio? La domenica il lavoratore italiano medio si lava? Non si lava. Come? Come e perché? E lei fa uso della vasca o della doccia? Ma scusate, che vi interessa voi come mi lavo io? A me personalmente non interessa niente, ma se vogliamo restare a pari passo con i paesi più progrediti, dobbiamo adottare gli stessi sistemi di indagine in uso. Allora, vasca? Va bene, fate una croce sulla vasca. La vasca, ancora da vasca. La schiena. Uno, se la insapona da sé. Due, ricorre all'aiuto di qualcuno. Se mi dà questa seconda risposta, mi deve precisare se si tratta di un familiare o di un domestico. A me la schiena me la insapone mai suocera. Ma che schifo, porca vita. E mi dica, si lava la faccia prima o dopo della rasatura? Prima, con acqua calda, così prima me si ammorbidiscono. E che supino i porco. Scuola americana, allora. E... sono tre. Tre sono, e vai, che ce la faccio. E mi dica, nel ladro si canta? Canto, quasi mai, solo quando sono di buon umore. E lei in quelle occasioni è di buon umore? Quando? Quando Campo Reale te la frega a 40. Ma, mi scusi, come mai questa allusione al signor Campo Reale? Ma perché lei lo conosce? Certo, chi non lo conosce? Un uomo così affascinante. Ma sì, pure voi. Allora andate da Campo Reale a fare l'intervista. Va, e andate a venire da casa mia. Ma cosa andate dice? È lei che devo intervistare. Dai. Quindi andiamo avanti. Ha detto che lei canta. Mi può stabilire quante volte canta? E magari per aiutarla, quante volte il signor Campo Reale si ammala? Quante volte? Quasi mai. Mi ricordo una volta che ha avuto la freva a 37 e una vignetta. 37 mie? Senza complicazione bronchiale. Scrivete. E mi dica lei, che cosa canta? Cosa canto? Canzone napoletane. Canzone. Sembra la stessa. Io sono cantato da ragazzo. Canzone napoletana. Sembra la stessa. Chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per spagnola? E queste sì che hanno belle canzoni. Belle canzoni. Mi dica il titolo di il questa titolo canzone? Il titolo è francese. No, scrivete. Quale francese? Il titolo è Lili Canji. No, la francese, non l'ho stata a sentire. Lili Canji. Ma quale Lili Canji? Io sono un esperto, io cantavo le canzoni, le serenate, la francese. Ma serenate a cantare i serenati. Io ne capisco. Lili Canji, parole di Giovanni Capurro e musiche di Salvatore Gambardella. È vero, ha ragione, Capurro. Ha ragione. Capurro e Gambardella. Capurro, scrivete Capurro. Avete scritto, scrivetelo grande, mi raccomando. Portatelo adesso dalla polizia, mi raccomando. Capurro, scappate, signora. Andate. Sì, ai carabinieri, alla polizia, l'ITL, all'Inps, scappate. Antonio! Mamma mia, Antonio!
Gemma, stai tranquilla che la signorina sta andando via, non essere gelosa. Sì, ma non mi interessa di lei. Ci sono stati ladri in casa. Oddio, ladri in casa, che si sono rubati? Non ti preoccupare. Gemma, sì. Che si sono rubati i ladri? Tutto il corredo di mia figlia, tutte le lenzuola. Oh, allora dobbiamo chiamare la polizia. Brava, brava, chiama la polizia. Ci penso io. Vai, vai. Prego. Sì, ci penso io, signorina, vada di là. No, guardi, non posso. Ho detto vada. Ma non posso. Ah, vada di là. Non posso, c'è un appuntamento col signor Camporeale. Io devo andare a pranzo insieme. Mi sa che stavolta dovete rinviare il pranzo, signorina. A mio piacere. Adesso vi faccio vedere. Guardate un po' qua, guardate. Qua, la fotografia, guarda. Capurro, Levaso, che scoop! Come trascorre il tempo libero, Levaso? Mi dica, mi faccia fare due o tre domande, come trascorre il suo tempo libero? Ma quale trascorre? Che trascorre? Ma sono due o tre domande. Vada di là, ho detto, vada di là. Vada di là! Volevate fregarmi, Adesso vi aggiusto io per le feste. Avete 5 secondi di tempo per raccomandarvi l'anima. A chi? A chi? A un santo. Me lo posso scegliere? Certo che ve lo potete scegliere. Ci avete tutto il calendario a vostra disposizione. Io devo procedere all'esecuzione. Mi volete sparare? Sì. Che bella domenica. Ah. È permesso? Permesso? Chi è? E che ne so io chi è casa mia? Sta casa vostra è diventata proprio un portimare, è diventata. Meno male. L'esecuzione è rimandata. Ah, rimandata. Aspettate ad aprire, Aspettate ad aprire. Ah, un momento che arrivo. Oh, no, Filippo, non fare il cattivo. Non stringermi così. Oh, no, dai, non fare il cattivo, Filippo. Aprite. Aprite. E cacciatelo via subito. Ma se mi accorgo che fate qualcosa, dite qualcosa, io... Ecco qua! Permette? Permette Lorenzo Persico. Oh, Lorenzo Persico, prego, se non sbaglio lei è Antonio Retice. Questa donna qua è mamma. Scusate, mamma o mamma suocera? Mamma. Originale. Sì, mamma. Sì. Dite. Scusate, signor, scusate la maleducazione. Piacere. Piacere tutto nostro. Piacere, mamma. Mi scusi per l'intrusione, ma mi ha dato l'indirizzo vostro Don Peppino il Sarto per porre rimedio allo sbaglio che lui ha fatto lo scambio dei pantaloni. Quindi vi ho portato il vostro pantalone personalmente io per prendermi il mio pantalone. Ah, quindi questo è il vostro? Prego. Appostami il largo. Mamma mia. Scusate, come avete detto che vi chiamate? Maresciallo Lorenzo Persico! Maresciallo! Sì, maresciallo! Con la promozione! Maresciallo Persico! Voi capitate proprio a fagiolo! Sì, fate una cosa! Sì, accomodatevi, pigliatevi un caffè! No, una cosa! Pigliatevi un buco d'occhio, una mano, un limoncello! Da strega! No! Allora, sta mandando da certi nostri parenti per festeggiare la sua promozione, vero Lorenzuccio? Sì, quindi procediamo a questo scambio rapidamente. Sì, procediamo allo scambio rapidamente. Proprio qua. Sì. Maresciallo. Proprio qua. Io non mi posso muovere. E che cosa c'è, il torcicollo? Ma con le torcicollo, per via della fasciatura al piede. Capisco. Un attimo. Mamma, girati dall'altra parte mentre il signor Antonio Refice, grazie. Refice procede, quindi non guardare. No, però mi raccomando, appena finito fammelo sapere, perché io non ci tengo a vedere spettacoli scandalosi. Gira. Va bene. Maresciallo, il cielo che la manda. Vende Don Peppino il Sarto che mi manda. Non gridare, mi raccomando, non gridare che la sentono. Sì. Dietro la porta. E sono quattro! E va! Lorenzo, ho visto un bel giovanotto affacciarsi da quella porta e dire: Don Antonio, e sono quattro?
Ma quattro che cosa? Sono quattro. Quattro lenzuola li stanno dando per via della diarrea. Quando mai si è detto che uno che ha la diarrea fa il nodo alle lenzuola? Maresciallo, cerca di capirmi, maresciallo. Ma perché vuole dire che io non capisco? Mamma, girati che abbiamo fatto lo scambio, eh? Oh, finalmente. Maresciallo, io non posso parlare. Ma chi la vuole fare parlare? Mi dia questo pantalone. L'acqua per la camomilla è pronta. Buongiorno. 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 Gemma, i signori vogliono rimanere un po'. Se tu gli fai assaggiare il tuo caffè, hanno sentito il profumo. Sì. Non abbiamo caffè in questa casa. Non abbiamo caffè in questa casa. Maresciallo, non avete caffè in questa casa? Non abbiamo caffè. Maresciallo, fatemi sentire, quei signori là sono mamma e papà. Complimenti! Certo che per essere suoi genitori ci mantengono abbastanza bene. O è forse lei che è invecchiato prima del tempo? In realtà... Sì? Io e mamma siamo della stessa età. Siamo nate tutte e due il 60. E papà è del 62. E ha detto che si è... Mamma si muove lui... Com'è bello quando in una coppia c'è un pizzico di gelosia. E mio marito, un ghiacciolo, un iceberg, tutto un altro tipo, eh? Disgraziato! L'acqua bollente, la camomilla bollente ci ha messo! Ma io non l'ho fatto apposta! Questa è dall'emozione! Avete visto? Sì. La mamma si emoziona per poco! Addirittura ha lasciato la camomilla sopra un buco. Ma vada di là a consolarla, a fare pace! Non posso farlo perché è arrabbiatissima con me! Maresciallo, comincia a capire! Certo che sì, capisco, non capisci niente. Praticamente, statemi a sentire, lei è arrabbiata perché... Vuole andare a Cosenza. E che ci va a fare a Cosenza? Adesso vi faccio ridere. Lei va a Cosenza perché io mi sono sposato la figlia e lei si vuole sposare con me perché si mi ha cresciuto i miei due figli. Ma secondo voi io mi posso sposare un guaio così grande? No, quando mai? Cinque! E sono cinque. Mamma, togliamo il disturbo, mamma. Andiamo. Maresciallo, io ho bisogno di voi, mi raccomando. Rimanete oggi 5 minuti, anzi, per non destare i sospetti, statemi a sentire, cantate insieme a me. Dai. Dobbiamo cantare. Sì, e quale canzone? Che mi piglia per francese. Avete capito, maresciallo? Che mi piglia per francese? Che mi piglia per spagnola? Avete capito? Capurro e gambardella. Capurro. Ma chi è Capurro? Capurro e papà. Fate qualcosa, chiamate qualcuno, fate qualcosa. Si calmi, adesso ci penso io. Mi raccomando. Lui è l'uomo giusto al momento giusto. È vero. Mio figlio, mi raccomando, fatemi sentire, fate finta di chiamare un parente, ma chiamate qualcuno, mi raccomando. Pronto, professore? Pronto? Sì, sono Persico, il maresciallo Persico, si ricorda? Bravo, professore. Allora, si ricorda che le ho parlato di quello scambio di pantaloni? Bravo! Si ricorda che le ho fatto leggere l'indirizzo dove io mi recavo per andare a ritirare il pantalone? Bravo! Lei deve venire subito a quell'indirizzo. È un caso proprio per lei, un caso grave! Grave, gravissimo! Gli dica che è gravissimo! Professore Notario, è gravissimo! È di portare pure i rimborsi! I rimborsi, venga con i rimborsi, professore! Anche le catene! Catene, camicie di forza! Tutto! Venga su! Ha detto che lui e la madre sono del 61 e il padre del 60. E ha detto pure che sua madre si vuole sposare con lui! Poi si è messa a cantare e a un certo punto il papà è diventato levato Capurro. Corri, aspetto pure io qua. Venga, professore. Signor Andò, ma lei si deve calmare. Stia calmo. Che mi pigli a per spagnolo? Io sono nato con te, ma ho la Capurro in campagna. È arrivato il professore. Si calmi. No, professore, non sono io. Professore, avete sbagliato persona! No, professore! Che state facendo? No, non sono io! Ti ho scelto il nome, mi ha dato!
Preghi a Gesù Cristo che non ha parlato. Io sono preghi, preghi. Sono tre ore che sto pregando a Gesù Cristo. Sono tre ore, ma io seguo solo l'ordine dall'alto. E io non ci credo. Possibile che il signor Antonio ti ha detto: vai in bagno, sì, annuda le lenzuola, sì, e calati dalla finestra per andare sulla strada. Proprio così mi ha detto che se facevo un buon lavoro mi avrebbe dato anche qualche soldo. Senti, cacchinello scemo, io tu. Io? Benissimo, io non disparo perché c'ho pochi colpi. Grazie. Ma se mi accorgo che cerchi di farmi fessa o prendermi in giro, no, io prendo il coltello e ti faccio uno sfregio. No, no, uno sfregio no, uno sfregio no, che io sono analfabeta, orfano e mezzo scemo. E se voi mi fate uno sfregio, a me quel poco di bellezza che c'ho se ne va. La bellezza. Guarda, ma vedi che io devo sopportare a questo qui. Ma guarda come faccio a sopportare a questo qui. Segnale, speriamo che Berlingeri mi dia il segnale per la via libera. Madonnina mia, fai che Berlingeri gli dia il segnale così se ne va. Ce ne andiamo. Ah, sì, sì. Voi con chi? Tu e io. Facciamo finta che io sono cieco. Ah, sì? Sì. Io, tu sei il mio accompagnatore. Ti metto la mano sulla spalla in questo modo. La pistola la impugno così. E ci mettiamo in macchina e piano piano, piano piano ce ne andiamo. Però se capisco che minimamente vuoi fare qualcosa... Mi sparate? Ti sparo, ah, sì, sì. Ti sparo, sì. Bravo. Ma dimmi una cosa, ma perché ti hanno dato questa nomea di scemo che c'hai? È perché io, lavorando al ristorante, una volta un cliente mezzo ubriaco ha detto... Gaetano, ma se io ti faccio scegliere tra un euro e 10 euro, ma tu che cosa scegli? Allora, signor Capuio, per togliermelo dai piedi ho scelto un euro, ma perché così distinto, perché è bello, è lucido, è di metallo. E allora da quel momento tutti quanti, Gaetano è scemo, si prende un euro non si piglia 10 euro, un euro non si piglia 10 euro, facciamo giochi, ma noi tutti mi pigliano per scemo. Fammi capire, perché voglio capire, qua c'è un euro e qua ci sono 10 euro. Che cosa scegli? Volete fare un giochino? No, no, che cosa scegli? Voglio capire. No, no, sì, sì. E io mi prendo un euro. Perché in tasca fa rumore. È bravo. È bravo. E io qua ti devo aprire gli occhi. Bangatata. Ti devo aprire gli occhi perché sennò i lupi ti mangiano. E perché? Perché alla prossima volta scegli le decevo. E io non sono mica un fesso. No. E perché? E come perché? E se io vi dicevo... Donna Antonio, mi prendo la 10 euro. E voi me lo facevate di nuovo il gioco. E io non avevo nemmeno quell'euro in tasca che mi sono preso. Avete capito il fessacciotto. Bravo, bravo. Anzi, fai una cosa, vieni con me in Africa, così prenderai in giro tutti i marocchini. Con voi? Sì, 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 sì. La burro! Chi è? Persico! La porta deve restare chiusa. Se volete parlare con me... Da solo uscite con le mani alzate sulla testa. Ci spetta l'ora d'aria. E chi lo dice? Il regolamento. Il regolamento qua lo faccio io. Fate entrare tutti quanti. Forza, tutti con le mani sulla testa in fila indiana. Circolare, circolare. Circolare. Non mi fate arrabbiare senza scherzi, circolare. Quella finestra deve restare chiusa. E se resta chiusa come la prendiamo l'aria? È fredda e ho tutti i brividi in corpo. E Giochi, almeno vuoi restare di là tu? No, amore mio. Pur di affrontare tutta la tempesta, preferisco stare con te. Non sai che fate? Io mi siedo sul divano e voi girate intorno al divano. Siete, siete. Oh, papà mio, dove sei? Pur di addolcire questo cuore di pietra, io sono disposta a fare un voto. Ma che dolcirca, cammina, fate il voto, circolare. Mamma mia. Che c'è, Pinky Pinky? Mi state facendo venire il mal di mare. Copriti gli occhi, così. Le mani sulla testa. Non posso, perché ho paura che il signor Capurro potrebbe metterti le mani addosso e potrei anche reagire. In che senso, Giochi? Che mi potrebbe venire un collasso. No, tieniti il mal di mare che è meglio. Lei, che speranza ha di scappare? La polizia ormai è tutta mobilitata. La sua cattura è questione di pochi minuti. Non ti posso. Non facciamo scherzi. Non sono fatti che ti riguardano. Tu pensi che è a carica mammina tua e basta. Pensa a me. Non parlo più.
Perché questo è il volere di mamma. Ma le torno a ripetere che la salvatura è questione di poco. Circolare! Ah! Circolare! Ma hai visto che succede quando uno non ascolta mamma sua? Ma guarda, guarda questa bella signorina che è dietro di me. Passeggia in silenzio e si fa i fatti suoi. Ma prendi esempio. Io sto vivendo un'esperienza indimenticabile. Certe emozioni mi rendono muta. Signor Capurro, si lasci fare qualche domanda, le prego. Due o tre domande. Signor Capurro. Sentite, mi scriva. Magari poi la risponderò per iscritto. Mi dia il suo indirizzo, allora. Fermo posto a Mammetti, Tunisia. A Mammetti. E lei pensa alla corrispondenza. Chissà, Antonio, cosa starà passando. Cammina. Circolare. Conoscendo il professor Notari, a quest'ora gli stanno facendo un test al signor Antonio. Lo stanno immergendo in una vasca d'acqua ghiacciata e poi gli stanno facendo delle scariche elettriche in testa. E niente di preoccupante. Ma come niente di preoccupante? Così a papà viene la polmonite. Non ti preoccupare, amore mio, che tanto c'ho con me la pellicellina. Tutti in camera, l'ora d'aria è finita. E se non te lo passate neanche 10 minuti? Bastone avanzo, non ho detto l'ora d'aria è finita, tutti in camera. L'ora d'aria è finita. Lei, tutti in camera. Lei vincerà le battaglie, ma noi vinceremo la guerra. Andiamo via, non ti fischiare, fatti i fatti tuoi. Come noi? Ma vogliamo finire? Dobbiamo tornare, dai, dove senti? È il tempo di farmi un'altra inalazione. E dov'è la bomboletta? Nella giacca della tasca. Nella giacca della tasca. Sta derivando. Dio mio. Su. Andiamo. Signor Capurro, ho fatto un voto terribile. Io non sono un santo. Non sono un santo. Perché dovete confessare tutte le cose a... Ho deciso che se lei ci lascia sani e salvi, verrò in Africa con lei. Sì, sono disposta a lasciare tutto quello che c'è qui, le mie comodità, mia Teresa, mia nipote, anche Antonio. E verrò con lei, mi donerò a lei, anima e corpo. Più corpo che anima. Alla faccia di un voto, Signor Capo, e abbiate pazienza, Qua ci vuole uno stomaco di ferro. Ma il mio stomaco è buono. Il mio stomaco. Io stamattina ho rinunciato a 50 euro per uccidervi. Lo sapete? E stasera dovrei portarvi con me. Ma che cosa vi pensate? Che io sono un bandito così? Io sono un bandito serio e diplomato. Non sono uno scippatore da 4 soldi. E se volete fare il voto, fatevi suora. E allora... Non sapete cosa vi perdete. A chi me perde? Cambierò voto. Cambiate. Intanto mettetemi in fila insieme agli altri. Filippo. Dite, che c'è? Ma non è che li voti? Ma volete portare la signora Gemma, no? E abbiamo lasciato in capo. E vi l'avete portato, no? E prendete 2 piccioni con una pau. No, a me serve una persona con la faccia da scemo come la tua. Andiamo. Don Antonio, ma siete vivo? Siete riuscito a superare tutti i supplizi? Teresa e Gemma dove sono? Di là, nella stanza con gli altri ostaggi. Il maresciallo? Con la mamma, pure di là. Camborea. Spaghettato al chiaro di luna, tutto regolare. Ma come vi siete vestiti? Da pazzo. Ma non mi hanno rilasciato, sono riuscito a scappare. E come avete fatto? Come avete fatto? Che marchi ingegno avete... Ho preso le lenzuola, le ho legate e mi sono calato giù dalla finestra. Ah, invece sono sciolto! Poi scemo. Signor Capurro, arrendetevi. Tra poco arriverà un battaglione della polizia perché mi ha seguito. Troveranno voi nella casa mia e vi arresteranno. Eh no. Arrendetevi. Non mi prenderanno vivo. Non avete scampo. Ho detto che non mi prenderanno vivo. Forza. Sì. Per l'incendio, facciamo presto, dai, sì, andiamo. Sì.
Fatemi vedere come cammina. Così! Ah! Ci ho capurro! Lasciate il ragazzo in casa e andate via, almeno salvate l'unghia in Carmita. Io ce l'avevo detto di portarsene la signora e già mi ha fatto il voto! Io piuttosto che portarmi la signora, vi ammazzo prima voi e dopo lei. Tanto per me 15 anni in meno, 15 anni in più, sono la stessa cosa. Teresa? Oh, avevo sentito bene, papà, sei tornato! Teresa, figlia mia. Che cosa gli hanno fatto, l'elettroshock o la vasca ghiacciata? La doccia scozzese, maresciallo. Ah. Signorina, per interessamento, chiamate il vostro fidanzato. Sì, sì. Gioacchino! Pinky Pinky! Chi è che mi vuole? È Capurro. Venite qua. Venite qua. Dito. Datemi quello spruzzo che vi fate lì, come si chiama? È la moto lo Zirolo, pigliatelo da mattina. Ecco lì, quello lì, sì, bravo. Datemi. Sentite, quando ne devo inalare? Dipende da dove vuole andare, signor Capurro. In Africa. Mi sa che le bombolette non basta. Ma no. Ce ne vuole almeno un'autocisterna. E per andare a Civitavecchia? Allora, metti il beccuccio nella bocca, premo due volte e respiri forte. E allora, visto che devo venire pure io con voi, datemelo pure a me. E mettono lo Zirolo. Sono caduti. Giochi, ma che ha fatto? Giochi. Mamma mia, ho sbagliato bambolette, gli ho dato il cloroformio. Oh, Giochino. L'unica cosa buona che ha fatto. Giovanotto, come si abbomba lei? Mamma mia, è vivo. Vai figlio mio, prendi in mano la situazione, prendi. Solo lui lo può fare, il maresciallo. Ah. Vai. Bravo maresciallo. Don Andò, le devo chiedere scusa. Di che? Tanto non tutti sono capaci di capirmi a volo. E che cosa vuole dire? Che io sono un deficiente? Una specie. Anziché di chiamare il professore del manicomio, dovevate chiamare i vostri colleghi della polizia, no? Lei ha ragione. È vero, io sono maresciallo, ma non della polizia. Sono maresciallo dell'esercito della salvezza. E poi lei faceva tutti quei discorsi strani. Lei è sua madre del 61, suo padre del 60, lei orefice, suo padre Capurro, poi la francese Lili Cangi. Sembrava un pezzo scatenato. Ha ragione mio figlio, lei farneticava. Lorenzo, andiamo immediatamente via da questa casa. Sì, mamma, subito. L'Africa. Sì, e di questo Berlingieri. Che ne facciamo? La portiamo alla polizia. Berlingieri, l'Africa. Portiamola alla polizia. Così tireranno un'altra promozione. Vi faranno generale. L'Africa. Le luci di Tunisi. L'Africa. Che giornata, che esperienza indimenticabile, che uomo. Signor Orefice, mi scusi, che intervista la spostiamo per domenica prossima? Ancora con questa intervista? Non ha finito? Ma no, la facciamo domenica prossima allora, signor Orefice. Basta, non vuole proprio sapere cosa fanno gli uomini nel loro giorno libero? Ma certo, è il mio mestiere. E vada via allora, vada in qualche altra casa. Vada. Ho fatto bene a chiudere quella porta. Con tutte queste correnti ho rischiato di prendere una polmonite doppia. Ah, addirittura. Una polmonite. Oh, che freddo, mamma. Finalmente sei tornato. Finalmente un po' di tranquillità in questa casa. Dopo chi pace. Cara Gemma, volevo raccontarti cosa mi è successo quando ero al manicomio, sotto la doccia gelata. Acci! Raccontami. Sotto quella doccia gelata. Acci!
sotto la doccia gelata. Accì! Praticamente i pensieri si sono riaperti, la mente si è rischiarata. A un certo momento mi sono trovato in cima a una montagna, al buio, con una voce che mi diceva: Antonio, Antonio, tu ora hai raggiunto la vetta della saggezza, perciò dimenticati il passato e goditi la tua vita e gli anni che ti sono rimasti. Poi questa era la voce della montagna? Sì, sì, la voce della montagna. E mi continuava a dire: tu passi le tue ore in casa a guardare quello che fa Camporeale, muori di invidia per lui, mentre in casa tua c'hai una suocera, una figlia, un Gioacchino. Perché un pinzello li fatti tu, che cambi tu? Poi mi sono svegliato ed ero sempre sotto la doccia gelata. Accì! Beata quella doccia gelata allora. Accì! Signor Andò, fate come me, pensate alla salute. E allora, cara Gemma, sai che ti dico? Da stasera si cambia vita. Adesso sa che faccio? Sì. Prendo quel cannocchiale, lo imbacchetto e lo porto al mio amico ottico che me l'ha venduto. Perché sono diventato un uomo più tranquillo, più pacato, più razionale. E ci ho pensato bene. In cambio, lo sai cosa faccio? Ti compro una bella televisione. 80 pollici! 80 pollici! Sì. Grazie. E poi, fatta cambiare. Andiamo al comune, prepari i carte, che ti voglio sposare. Scusami, Antò, ripetimelo. Gemma, io e te saremo marito e moglie. Gemma, è mia moglie! No. Sono 20 anni che sei pronto. Mi devi dare tempo. Allora sai che faccio? Mentre voi vi preparate e vi approntate, io vado di là che devo fare un'ambasciata. Camporeale, ecco qua, Camporeale. Camporeale! Camporeale! Ecco qua. E così mi sono cacciato un altro spezzo. E adesso, cara Gemma, prima... No, aspetta, non andare via, perché prima di andare a comprare il televisore ci dobbiamo sentire l'ultima canzone alla radio. Accendi la radio, e ci sentiamo una bella canzone. Ora congiungere che bella questa canzone. Sicura Capone, supera Navotto a un vincitore. La cifra straordinaria di 120 milioni di euro è stata vinta in un paese in provincia di Cosenza. Alla Mantea è stato centrato il 6 fatidico che consegna nelle mani del fortunato l'intera coppa. Il vincitore ha già manifestato le sue generalità, coinvolgendo così l'intero paese. Il fortunato che si aggiudica la somma di ben 120 milioni di euro è Vincenzo Camporeale. No! Camporeale! No!
grazie, grazie a tutti, grazie, veramente un pubblico fantastico. No? Allora. Se qualcuno si sente male, tranquillo. Allora, ringrazio per primo il pubblico. Voglio chiamare qui Giorgio e Alessandra, che sono i miei allievi al corso di teatro. Venite con noi. Yeah.